Oggi siamo in Triennale, tra i tanti eventi Expo che Milano ci presenta in questi sei mesi, uno sicuramente di rilievo è questo della Triennale, dove viene presentato per due giorni il nuovo portale privilegewine.com. Tra gli sponsor tecnici c'è anche la Teria Sociale Valtellina, che nei tre appuntamenti previsti da privilegewine.com offrirà a tutti i presenti i suoi prodotti, quindi parliamo di formaggi freschi, morbidi, stagionati, semistagionati, tutte le caratteristiche quindi della Valtellina, che la Teria Sociale Valtellina ha con i suoi associati, che sono circa 130, offre l'85% della produzione della Valtellina, quindi è sicuramente una produzione molto importante. Seminario Veronelli è un'associazione di aziende che esiste dal 1986, raduna circa 250 aziende vitivinicole di alta qualità. La partnership con Euroteam è particolarmente strategica per quanto ci riguarda, perché ci permette di dare un canale commerciale altamente qualificato ai nostri associati. Responsabile del progetto è Mauro Angelin, che ci presenta il nuovo portale privilegewine.com. È un progetto che nasce da molti anni di esperienza nel mondo e-commerce, grazie ad Euroteam, che è una struttura che si dedica da questo da più di 20 anni. Privilegewine nasce come intento, insieme al seminario Veronelli, di creare uno shop di qualità, uno shop con tutte le cantine associate al seminario Veronelli, che offrono attraverso il portale tutta una serie di prodotti appunto di qualità. Per quanto ci compete come Euroteam e quindi come operatività del sito, ci occupiamo di tutta la parte commerciale. Il sito ha un'anima importante, che è dovuta alla differenza tra un sito pubblico e un sito privato, che è all'interno dello stesso portale. Cosa significa questo? Significa che chiunque può leggere di vino, chiunque può acquistare vino e acquista vino direttamente dalle cantine, perché nucleo centrale del progetto è quello che il vino viene stoccato in cantina. Chi compra il vino lo prende sostanzialmente direttamente dalla cantina attraverso il portale. È un sito semplice, è un sito graficamente carino, è un sito che si presta a diventare veramente alla fine la cantina delle cantine associate al seminario Veronelli. Chiaramente volevo ringraziare la Teria Sociale della Valtellina, che ci ha permesso, attraverso i suoi prodotti di qualità, di presentare delle degustazioni di vini di altrettanta qualità, quindi il connubio tra cibo e vino è riuscito nella maniera perfetta. La cooperativa diciamo è reduce da un periodo importante di sviluppo, nel senso che i numeri che sono stati detti prima sono il frutto di una crescita dimensionale, sia per lo sviluppo diretto sia perché abbiamo integrato nella nostra struttura altre cooperative del territorio, ed è anche grazie a questa operazione che oggi tre quarti della produzione lattiero-casearia della provincia di Sondrio fanno riferimento al nostro sistema, che è un sistema puro cooperativo e il requisito è essere agricoltori produttori di latte. La grande distribuzione ha dato a noi fiducia già da tempo, siamo presenti in maniera molto importante, tutti i nostri prodotti sono fatti con latte 100% Valtellina. Diciamo è il frutto di 30 anni di miglioramento del sistema di qualità, cioè noi abbiamo cominciato 30 anni fa, quando ancora queste cose, anche in realtà più importanti delle nostre, ancora non si facevano.
E oggi riteniamo di poter avere già dalla materia prima dei valori, dei contenuti, credo che siano tra i migliori del mercato. Siamo a Giascavalli per la presentazione ufficiale della rivista Bio, ci troviamo con il direttore Gianmaria Madella. Cosa ci racconta di bello? Di bello vi racconto sicuramente che questa sera è una festa, è un battesimo di questa nuova rivista che è nata, che è qui tra le nostre mani, che fra pochi giorni uscirà in edicola e che tutte le persone che stasera parteciperanno a questo party avranno il piacere di leggere in anteprima la nuova rivista Bio. Bio vuole proprio essere una rivista diversa da tutte le altre, ovviamente affronta i temi bio, chi lo legge può trovare tutte le indicazioni necessarie, però l'insieme della rivista è un vero lifestyle che ha un approccio nei confronti del biologico, dell'ecologico, del naturale come un piacere, non come un dovere. La nostra casa editrice, dopo l'esperienza positiva fatta con testata come Dimensione Benessere, che ha visto una forte evoluzione negli ultimi 3 anni, ha deciso di insistere e continuare a investire in questo settore. Quindi abbiamo preso il testimone di un prodotto già esistente che è Bio, che presentiamo proprio questa sera, da una casa editrice con cui stiamo collaborando che è Play Press. E quindi ci lanciamo noi direttamente in questa avventura, cercando di farlo in un modo diverso rispetto a quello che fanno gli altri. Quindi una rivista che partirà adesso, come sarà il primo numero? Il primo numero sarà un numero che cercherà di puntare sulla curiosità rispetto al rilancio di questo prodotto e cercheremo di dare un qualcosa in più ai nostri lettori facendo un'operazione in abbinata con Dimensione Benessere. Siamo al Giascavalli questa sera a Milano in occasione della presentazione della rivista Bio e insieme alla latteria sociale Valtellina di Delebio c'è lo chef Maurizio Giboli che questa sera ci cucinerà qualcosa di speciale. Che cosa ci cucinerà lo chef? Questa sera prepariamo un risotto con mele golden della Valtellina e Valtellina casera di OP stagionato 6 mesi. Innanzitutto mettiamo dell'olio a scaldare e facciamo soffriggere poca cipolla, ok? Adesso lo prepariamo per circa una quarantina di persone, quindi faremo 2 kg, 2,5 kg di risotto. E intanto cosa hai preparato in quel contenitore? Qui abbiamo preparato le mele della Valtellina, le abbiamo sbucciate, le abbiamo tagliate a fettine e le soffriggiamo un pochino con la cipolla. Che buon profumino che si sente. Adesso cosa stiamo per fare, Maurizio? Adesso aggiungiamo il riso. Ma ci interessava sapere, Maurizio, una ricetta facile da fare anche a casa? Tutti la possono fare? La ricetta è molto semplice perché è un risotto classico, semplicemente con l'aggiunta di prodotti, diciamo, tradizionali della Valtellina come le mele e il Valtellina casera. Sono due gusti che si sposano bene e proprio per questo abbiamo voluto presentarli, diciamo, in questa veste un pochino innovativa, però ecco, molto semplice da fare. A questo punto che cosa faremo? In questo caso abbiamo preso un caprione dalla Nino Negri, quindi anche qui siamo stati in Valtellina e cerchiamo di promuovere tutti i nostri prodotti, ecco. Finalmente pronto. Cosa dobbiamo fare adesso?
Adesso facciamo, adesso lo mantechiamo aggiungendo valtellina casera e un pezzettino di burro dalla latteria di Delebio, e poi lo serviremo all'interno della forma di casera appositamente incendiata. Oh, che meraviglia! Adesso aggiungiamo il burro della latteria di Delebio. Quindi adesso che cosa facciamo, chef? Incendieremo le forme? Un pochino di alcol naturale che metteremo all'interno del formaggio, lo incendieremo, lasceremo sciogliere la parte interna della forma di casera e verseremo il risotto all'interno della forma. Ma lo dobbiamo fare anche noi a casa? Diciamo che ve lo sconsiglio se non siete più che esperti, però è sicuramente una bella grattata di casera finale, fa il tocco perfetto. Tocco scenografico. Adesso versiamo finalmente il risotto nelle forme. Che meraviglia! Vi salutiamo dal Giascavalli con questo meraviglioso risotto. Buona serata a tutti!